Radio Radicale, siamo con l'ex viceministro dell'economia Massimo Garavaglia della Lega per commentare un po' le dichiarazioni di Zingaretti che oggi sul Corriere della Sera in un'intervista ha detto che bisogna sbrigarsi sul MES e che comunque il Movimento 5 Stelle dovrebbe cambiare idea in vista di un prossimo dibattito sul Consiglio europeo. Allora, come ha trovato questa intervista e soprattutto questo forcing del PD ma anche di Forza Italia? Abbastanza surreale. Il PD mi pare che sia al governo anche con dei ministri, quindi siede nel Consiglio dei Ministri. La roba più semplice è che porti Conte in aula e si vota. Vediamo, poi noi siamo molto laici. Se la maggioranza è d'accordo, ci arrendiamo. Sì. Quindi lei auspica che si arrivi a una soluzione nel più breve tempo possibile? No, noi auspichiamo che un governo decida che cosa vuole fare da grande. Non ci può essere un governo che su un tema così importante non decide. Ecco, allora, lei oggi avrà visto sui quotidiani che ci sono diciamo, la ripartizione delle risorse del MES, se l'Italia dovesse accettare. Allora, 9 miliardi per esempio alla Lombardia farebbero comodo. C'è anche Buffagni che dice che i fondi potrebbero anche essere, diciamo, stanziati dalle regioni e che ci sono 16 miliardi inutilizzati. Ma guardi, in realtà i fondi sugli investimenti sanitari ci sono, è l'ultimo dei problemi. Il problema è la capacità di spesa. Ci sono già oggi 28 miliardi di edilizia sanitaria. Di questi 24 sono già stati assegnati, cioè distribuiti alle singole regioni per fare dei lavori. Il problema è che non li fanno. Regioni e ministero insieme, non è tutta colpa delle regioni. Poi, come al solito, ci sono regioni che procedono e altre che non fanno un tubo. Altri 4 miliardi sono stanziati, tra l'altro un emendamento nostro della Lega fatto nell'ultima legge di bilancio, e il governo non li ha ancora assegnati. Allora va bene tutto, ma iniziamo a fare le cose semplici. Perché il governo non assegna questi ulteriori 4 miliardi esistenti? Sono lì, bisogna solo dire dove li mandi. E perché non spinge perché vengano spenti 24 esistenti? Sono lì. E preferisce invece fare 36 miliardi di debito in più. A volte uno fa fatica a capire. Senta, per quanto riguarda gli altri provvedimenti, allora sul decreto rilancio come state procedendo? Volevo sapere, insomma, se c'è un clima collaborativo. Abbiamo visto che ieri sono stati approvati degli emendamenti che avevate presentato voi. Volevo sapere se lei è preoccupato anche per, diciamo, per gli altri provvedimenti che ci sono, perché vediamo che c'è una certa incertezza, come per esempio sulla scuola, dove spuntano milioni all'improvviso per la ripresa dell'anno scolastico. Allora, sulla scuola il problema è l'assoluta totale inadeguatezza del ministro. Il tema non è oggi a questo punto neanche più di risorse. Ancora oggi non si sa quanti ragazzi vanno per aula. Come fanno i comuni a fare degli investimenti se devono farli? Non sanno se devono farli, non sanno quante aule servono. Non sanno neanche i banchi. Siamo a luglio, quindi con tutta la burocrazia che c'è in Italia, fare le gare, fare i lavori, eccetera, quando mai si faranno, non ha proprio nessun senso, è tutto completamente fuori controllo. In un mondo normale un ministro chiama anche le scuole paritarie, vede i posti che ci sono, chiede aiuto alle scuole paritarie chiedendo se hanno dei posti liberi e cerca di organizzarsi con l'esistente. Pensare che nel mese di agosto si riescano a fare le aule che mancano è sostanzialmente ridicolo, anzi è offensivo. Senta, se riusciranno a trovare i 300 milioni per le scuole paritarie che non graverebbero poi sulle scuole pubbliche. Senz'altro sì, perché 150 milioni sono già stati messi. C'è un accordo per metterne altri 100 e i 50 che mancano, visto che le altre forze politiche non hanno questa priorità, ce li mettiamo noi come Lega. Senta, per quanto riguarda il decreto lavoro, oggi abbiamo appreso che probabilmente la cassa integrazione verrà estesa fino alla fine dell'anno e anche probabilmente il divieto di licenziamento. Volevo sapere come trova questa soluzione rispetto all'emergenza che sta affrontando il Paese. È una soluzione abbastanza problematica perché noi abbiamo bisogno di posti di lavoro veri e non di cassa integrazione, sussidi e basta, perché questo è mettere la polvere sotto il tappeto. Oltretutto la cassa integrazione non è l'ammontare dello stipendio intero.
se a questi sommiamo l'ingolfamento fiscale che ci troveremo a settembre-ottobre, poi gli acconti di novembre che sono belli tosti, rischiamo veramente tanti fallimenti e a quel punto non c'è cassa integrazione che tenga. Se dovesse dare un consiglio a Forza Italia in vista del dibattito di metà luglio sul Consiglio europeo, che cosa direbbe loro? Ma non mi permetterei mai di dare consigli ad altre forze politiche. Bene, la ringrazio, grazie all'ex vice ministro dell'economia Massimo Garavaglia della Lega.